Tutto gira da sempre intorno all'IVA. Tanta è la paura delle tasse che i negozi fanno offerte che le azzerano. Come ha fatto una grande catena di prodotti elettronici con la promozione No IVA, che ha scontato i prodotti del 22%. È chiaramente un'operazione promozionale, perché il rivenditore l'IVA allo Stato la pagherà comunque. Il discorso di dire togliere l'IVA, al di là del fatto di darti uno sconto immediato, è soprattutto un modo per poterti dire vieni e acquista effettivamente il prodotto senza tutto il surplus di tasse. Già la crisi è abbastanza evoluta, ci mettiamo anche a aumentare l'IVA, secondo me i prodotti si fermano. Aumentano ancora, se aumenta l'IVA aumenta tutto. In realtà non aumenta l'IVA con la legge di stabilità, è una vicenda molto più complessa. Ci sono però altre due misure che riguardano l'IVA nella legge di stabilità. La prima riguarda un nuovo modo di riscuotere l'IVA da parte dello Stato nei confronti dei suoi fornitori, lo split payment. Vediamo come funziona. Se una restauratrice ha l'incarico di restaurare il soffitto di un ente pubblico, dovrà comperare dei pennelli su cui pagherà un'IVA del 22%. Quindi, se i pennelli costano 100 euro, lei pagherà 122 euro. A conclusione del restauro, l'ente pubblico pagherà alla restauratrice la prestazione di 200 euro più 44 euro di IVA. Quindi, avendo pagato 22 euro di IVA e avendone incassati 44, dovrà versare allo Stato 22 euro di differenza. Così si è fatto finora. Dal 2016, invece, l'ente pubblico pagherà alla restauratrice solo i 200 euro della prestazione e verserà i 44 euro di IVA direttamente allo Stato. La restauratrice, a questo punto, sarà credito di IVA per 22 euro, che le dovranno essere rimborsati dallo Stato. Se noi immaginiamo che tra il momento in cui lei paga e il momento in cui l'ente pubblico lo paga potrebbero passare anche parecchi mesi, vuol dire che lei si trova questo credito fondamentalmente bloccato per n mesi. Questo meccanismo, in una situazione normale, produce all'impresa un danno perché gli fa bloccare dei soldi che potrebbe utilizzare direttamente nella sua attività. Ma per far questo serve il via libera dell'Europa. Secondo intervento. Il reverse charge funziona così. Un cliente commissiona la costruzione di un palazzo a una ditta appaltatrice, la quale si serve a sua volta di una piccola impresa artigiana. Questa impresa emetterà una fattura senza IVA per la sua prestazione e sui suoi acquisti vanterà un credito di IVA che dovrà riscuotere dallo Stato. In questo modo si evita il nero delle piccole imprese. Esistono molte imprese che fanno regolarmente la sua fattura relativa alla prestazione di servizio e ci mettono l'IVA. Il problema qual è? Che prima di versarla scappano e non si fanno più vedere. Ma dicevamo, tutto gira intorno all'IVA, soprattutto le cosiddette clausole di salvaguardia. Se non si raggiungeranno gli incassi previsti nel 2015, dal 2016 scatteranno gli aumenti. Aumentano tutti i prodotti, sia quelli in cui l'IVA sarà ritoccata dal 10 al 13, per esempio la carne, e poi anche quella dal 22 al 25, per esempio l'abbigliamento. Ma siccome saranno toccate soprattutto le tariffe energetiche, i costi energetici, elettricità, il gas, la benzina, ecco che ci sarà una ricaduta anche sui beni di prima necessità, come pasta, pane, latte, che sono, diciamo così, l'alimentazione quotidiana delle famiglie.